si è svolta ieri a Villabate la non edizione del Memorial Luigi Zarcone, corsa su strada organizzata dal Comitato Provinciale FIDAL e la società socioculturale Luigi Zarcone Corre. Ascoltiamo le interviste. Ed è partita la nona edizione del Memorial Luigi Zarcone. Gli amatori hanno partecipato in modo numeroso, anche i ragazzi della scuola, quindi siamo soddisfatti dell'esito della manifestazione. Poi anche dal punto di vista agonistico c'è stata questa lotta tra Italia e Marocco con i due azzurri in gara, Giorgio Scialap e Vincenzo Agnello, e il marocchino, nazionale marocchino, Amama Bibi. E alla fine Vincenzo Agnello, con un allungo notevole, gli ultimi 400 metri, ha staccato Bibi. Ricordiamo che Agnello quest'anno ha rappresentato l'Italia ai campionati europei di corsa campestre ed è il campione italiano in carica di mezza maratona. Ricordi di Luigi ne ho tanti, sul piano personale e sul piano del suo impegno nel mezzofondo soprattutto. È stato un grande campione ed è stato un grande amico. Peccato che l'abbiamo perduto molto, molto giovane, e quindi oggi sentiamo la sua mancanza, però lo ricordiamo sempre, lo ricorderemo come potremo fare, e quindi a Villabate organizzeremo con sacrifici, con la volontà del Presidente, il signor Damiano Lomonaco, questo Memorial Zarcone, perché lui dovrà sopravvivere, perché è stato un grande, e i grandi dello sport sono i nostri padri nobili, sono come dei monumenti nazionali. È una gara molto dura, anche perché c'è un atleta di livello internazionale, come Bibi Ahmad e Giorgio Scialab. E niente, per fortuna è andata tutto bene. Io ringrazio Tigale che anche quest'anno ha portato degli atleti, nonostante ciò che non ce lo potevamo permettere, perché i fondi che abbiamo raccolto grazie agli sponsor che sono villabatesi e che hanno voluto che questo Memorial continuasse. Ed è Italia con Vincenzo Agnello che si aggiudica questa nona edizione del Memorial Luigi Zarcone, seguito da Marocco con Bibi Ahmad e terzo.